the neighborhood warriors. I don't miss, I don't play none, I don't diss, I don't say none. I go swish, that's an A1. I stay with no A1. Tell the chef, I said thanks. Tell the tell I'm in the bank. Tell my mom I'm living good. Tell my kids don't stress a thing. I go back to back on the drops, drop a lot, and she pack the bags. She shot till we drop. I just wake up, I don't say nothing. I'm on go, go, I don't stay long. I've been up now, that's a case wine. I've been down too, like this day strong. I got summer toys for the summer boys. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente andiamo a parlare della nuova Rockrider Race 900S. Rockrider Race 900S, che rispetto al vecchio modello Rockrider XC900, la cosa principale che è andata a cambiare è il carro posteriore. Carro posteriore che rispetto al vecchio modello è che era in alluminio, lo troviamo in carbonio. La parte anteriore del telaio rimane praticamente la stessa, ma grazie a questo cambiamento la bicicletta ha cambiato proprio carattere e la possiamo trovare ad alti livelli. Ad alto livello perché nel 2022 l'abbiamo vista correre la Coppa del Mondo assieme al Rockrider Racing Team e ha colto anche diversi buoni piazzamenti, è andata anche al Mondiale, è andata all'Europeo e quindi l'abbiamo vista in mezzo ai grandi del ciclismo mondiale. In questo 2023 la rivedremo sempre al Rockrider Racing Team, che ha cambiato rosa, che ha acquistato nuovi corridori e non vedo l'ora di vederli sfrecciare in sella a questa bicicletta. Ritornando al carro posteriore, carro che come ho detto prima è in carbonio, un carro che è molto generoso, difatti è anche bello largo perché passano senza problemi questi copertoni montati, gli acci sono Kraken da 2,3. Io l'ho utilizzata in condizioni fangose perché quando l'ho avuta in testa è stata una settimana di pioggia e quindi l'ho dovuta provare con il fango e abbiamo un passaggio ruota molto largo, non abbiamo anche problemi ad andare a montare dei copertoni più larghi tipo da 2,4 e questa è una cosa molto positiva per questa bicicletta. Andandolo a vedere meglio il carro posteriore vediamo come sono stati disegnati i foderi, sono di una forma quadrata, vediamo gli angoli che non sono spigolosi ma sono tondi. Questa forma dei foderi ci dà più reattività, ci dà più rigidità nel telaio e questo non ci fa disperdere watt e ci dà quella reattività in più che andiamo a ricercare in una bicicletta racing come questa. E devo dire che questa cosa mi ha stupito molto perché nei pezzi di salita, nei pezzi dove comunque andavo a spingere, ho trovato una bicicletta molto performante e anche l'ammortizzatore non mi ha dato particolari fastidi nei momenti in cui dovevo andare a correre, perché monta posteriormente un RockShox Seed Lux che è stato adattato appositamente alla cinematica di questa bici. L'ammortizzatore lo troviamo in questa posizione, il link dell'ammortizzatore è in carbone, è in colorazione bianca, a vederlo è anche molto bello secondo me perché si adatta molto bene e devo dire che l'ammortizzatore posteriore ha lavorato molto bene sia nei pezzi dove bisognava spingere come vi dicevo prima, nei pezzi in salita ci ha dato quella trazione in più che ci può dare una bicicletta full settata bene e oltre a questo l'ammortizzatore e il carro ci danno quella confidenza in più. Come ho detto prima la bicicletta è molto reattiva, è molto rigida, questo è dovuto al carro ma è anche dovuto al movimento centrale, troviamo un movimento centrale di dimensioni molto generose, questo ha contribuito a restituirci quella sensazione di reattività, quella sensazione di una bicicletta rigida quando dobbiamo alzarci in piedi sui pedali, quando dobbiamo spingere e questa è una gran cosa ovviamente per essere una bicicletta full. Andiamo a vedere qualche piccolo dettaglio nel telaio, troviamo delle pellicole protettive sia nella parte alta del telaio e sia nel carro posteriore sotto alla catena. Le pellicole sono trasparenti, sono messe in dei punti tattici e servono per riparare alla fine il telaio. Sono delle pellicole, se non sbaglio, effetto mariposa, simile a quelle che troviamo nella Race 900 e posizionate in questi punti fanno il loro lavoro perché nella parte alta del telaio proteggono quando il manubrio si gira e va a sbattere contro il telaio e questo può capitare quando magari cadiamo e almeno non andiamo a rovinare il telaio e può capitare anche quando magari andiamo a caricare la bicicletta in macchina e erroneamente facciamo sbattere il manubrio contro il telaio, quindi è una cosa molto comoda. Ritornando al suo telaio, nella parte anteriore del telaio andiamo a vedere la serie sterzo, la scatola della serie sterzo che è di dimensioni molto generose e questo ci trasmette tanta precisione quando la andiamo a guidare. Difatti nei momenti guidati, nei pezzi dove bisognava guidare, si sentiva molto questa cosa, la bicicletta era molto precisa
e questo ci ha fatto guidare meglio. Andiamo a vedere velocemente anche le sue geometrie, siccome le avevamo già accennate nel video passato dove andavo ad elencare tutti i suoi particolari tecnici. Troviamo un angolo sterzo da 68 gradi, quindi un angolo abbastanza moderno che non è troppo chiuso ma neanche troppo aperto, che ci consente di superare più facilmente gli ostacoli ma ci consente anche di essere abbastanza in piedi per spingere di più. Troviamo un angolo sella da 73 gradi e la lunghezza del carro posteriore di 446 mm. Devo dire che la sensazione che mi ha dato il carro posteriore non è molto lungo, e nei pezzi magari dove si saltava tanto, nei pezzi quelli più guidati, quelli più divertenti, mi ha restituito delle bellissime sensazioni, perché è una bicicletta anche molto divertente nei pezzi guidati, e nei pezzi dove si saltava un po' mi ha restituito fin da subito un bellissimo feeling, che non è una cosa scontata quando andiamo ad utilizzare per le prime volte una bicicletta. Io ho avuto la fortuna di provarla con il cambio XS, ovvero nel modello migliore troviamo il cambio GX XS, oppure abbiamo la possibilità di andare a sceglierlo con il cambio GX meccanico. Con il cambio GX XS abbiamo anche tutti i cavi che sono interni. Se invece andiamo a scegliere il modello con il GX meccanico, abbiamo il cavo del freno sopra, soprattutto che sta esterno al telaio, e proprio per questo vi consiglio di andare a prendere l'alternativa col GX XS, perché la bici è molto più bella con il cavo che passa internamente al telaio, e oltre a questo il cambio XS secondo me va molto meglio rispetto a un cambio meccanico, soprattutto io che sono abituato ad utilizzare un XX1, soprattutto che sono abituato a utilizzare un cambio elettronico, faccio abbastanza fatica adesso a prendere in mano un cambio meccanico, perché è molto più comodo, è molto più preciso, non bisogna andarlo a regolare. Dopo qualche mese non dobbiamo andare a cambiare le guaine nei cavi perché si arrugginiscono, magari prendiamo un po' di fango, eccetera, eccetera, e poi abbiamo un cambio che è molto più fluido, quindi oltre ad avere un telaio più bello in questo caso è molto più comodo da avere. Come cambio io avevo anche l'alternativa migliore nelle ruote, perché avevo le ruote Reynolds in carbonio. Come vi avevo già accennato ci sono quattro combinazioni da andare a scegliere: si può scegliere la ruota sia in alluminio o in carbonio, il cambio meccanico o elettronico. Avevo l'alternativa con le ruote in carbonio che sono le Reynolds, troviamo un canale da 30 anteriore e 28 posteriore, e questo ha contribuito a darmi ulteriore confidenza di guidare questa bicicletta. Il canale più largo ti fa guidare più tranquillo, ti fa avere più stabilità nei pezzi più scassati, e questo unito anche alle sospensioni, perché troviamo un 120 davanti, 120 posteriore, ti fa guidare veramente molto tranquillo, e nei pezzi guidati questa bicicletta riesce a dare proprio il meglio di sé. Anteriormente troviamo una forcella RockShox Reba e posteriormente, come vi ho accennato prima, l'ammortizzatore RockShox Seed Lux, tutti e due da 120 mm, la forcella degli steli da 32, e troviamo il comando RockShox che blocca due posizioni, che devo dire funziona bene, perché quando blocchiamo le sospensioni le abbiamo bloccate, la bicicletta diventa bella rigida, e quando le andiamo ad aprire la bicicletta lavora molto bene, e devo dire che secondo me forse è addirittura meglio delle tre posizioni, perché quando abbiamo il comando tre posizioni alla fine quelle che andiamo ad utilizzare di più sono quella tutto chiuso e quella tutto aperto. Nel telaio troviamo un portaborracce, non abbiamo la possibilità di andare a mettere i due portaborracce, però è messo in una posizione secondo me comunque comoda, che non ci dà fastidio andare a mettere e togliere la borraccia, e soprattutto in certe biciclette full dobbiamo andare a mettere un portaborraccia di estrazione laterale, in questo caso non c'è la necessità di andarlo a mettere perché la borraccia si sfila comunque bene con un classico portaborracce, come mi sono trovato io in sella questa Rock Rider Race 900S. Mi sono trovato veramente molto bene, come vi ho detto prima mi è dispiaciuto darla via, avrei voluto addirittura tenerla, e vi dico la verità, per qualche giorno ho addirittura pensato di vendere la mia Race 900 per andare ad acquistare questa 900S, e in realtà ci sto ancora pensando, ma chissà, magari se in futuro faranno un'edizione montata con la mia Race 900 con tutti i componenti top di gamma potrei anche pensarci a cambiarla, ma per ora rimango su di lei. E l'ho trovata comunque una bicicletta molto divertente, perché mi sono divertito tantissimo a guidarla, e l'ho trovata anche una bicicletta performante, perché nei pezzi in salita, nei pezzi dove volevo spingere, mi ha comunque trasmesso quella sensazione che alla fine si va a ricercare in una bicicletta racing. E le cose che mi sono piaciute di più è stata la sensazione che mi ha dato il carro in carbonio, che non ho avuto invece con la vecchia XC500 con il carro in alluminio, la guidabilità che ho avuto nei pezzi di discesa, il feeling che mi ha dato in tutti i pezzi più tecnici, che non pensavo di avere, soprattutto perché non avevo il reggisella telescopico, e io sono abituato a guidare con un reggisella telescopico, quando ritorni a un reggisella rigido fai leggermente più fatica perché ti sei abituato a non aver niente che ti dà intralcio, e insomma con un reggisella telescopico si va veramente dappertutto assieme a lei. E sono stato fortunato ad aver avuto questa alternativa con le ruote già in carbonio, con i canali da 30 e 28 e i copertoni che ha montato, e gli Hutchinson Kraken Racing Lab, che sono il modello top di gamma di Hutchinson, quindi dove vedete la scritta Racing Lab è il modello top
di gamma che fa Hutchinson. In questo caso c'erano i Kraken, che sono andati molto bene nelle situazioni fangose che ho trovato, ma siccome sono dei copertoni che utilizzo anche io nella mia bici, posso dirvi che anche in condizioni di asciutto vanno molto bene. L'unica pecca che hanno, forse essendo abbastanza tappati, è che nell'asfalto fanno un po' fatica a scorrere, però nei pezzi fuori strada riescono a dare il meglio da sé, e questo è l'importante, soprattutto nelle situazioni fangose che ho trovato. Mi hanno reso proprio contento, perché anche nei pezzi dove c'erano radici, dove c'era fango, non scivolava e si riusciva a stare in piedi senza problemi. Qui intanto vi sto facendo vedere qualche pezzo fangoso dove sono andato, sperando che la videocamera riesca a rendere. I punti negativi invece che ha questa bicicletta: in realtà, come ho detto, nella XC500S non ha punti negativi. L'unica piccola pecca che ha è il cavo dell'ammortizzatore posteriore, che è esterno. Però appena salite in bici, appena sentite le sensazioni che vi riesce a dare questa bicicletta, vi dimenticate subito del cavo che è esterno. Magari un piccolo trucco per potervi dimenticare di questo cavo, se proprio vi dà fastidio, è quello di andare a mettere una guaina bianca al posto della guaina nera, e magari si mimetizza un po' di più con il telaio. Però devo dire che utilizzandola, secondo me la maggior parte sono punti positivi quelli che sono da dire. In primis il prezzo. Una delle cose positive è ovviamente anche il prezzo. Rispetto a tutte le altre biciclette top di gamma che possiamo vedere esternamente, rispetto alle biciclette che si trovano nelle gare di Coppa del Mondo assieme a queste Rock Rider, si ha un prezzo che è molto più contenuto, perché il modello base parte a 2.999 euro e si arriva a 3.999 per il modello che sono andato a testare io. Ok, non abbiamo un allestimento top di gamma, perché abbiamo un cambio GX rispetto magari a un cambio XX1, non abbiamo tanti componenti in carbonio, però abbiamo già le ruote in carbonio, che vuol dire tanto, perché ci trasmettono prima di tutto leggerezza rispetto al modello in alluminio. Abbiamo dei canali più larghi e sono anche più rigide, più reattive nell'utilizzo. Per il prezzo che ha, secondo me è un best buy. Qui sotto in descrizione ovviamente vi lascio il link a tutte e quattro le alternative, vi lascio anche il link alla 500S, che è quella più economica con il carro in alluminio, e oltre a questo andiamo a vedere quali potrebbero essere invece gli upgrade da andare a fare su questa bici senza andare a spendere troppo. Se andiamo a prendere il modello migliore con il cambio GXXS e le ruote Reynolds in carbonio, io lascerei il cambio montato di base. L'unica cosa che magari andrei a cambiare sono il manubrio, andrei a mettere un manubrio in carbonio, quindi diventa più leggero, diventa anche più comodo nei pezzi più guidati. Andrei a cambiare la guarnitura, andrei a metterne una in carbonio per guadagnare giusto qualche etto, qualche grammo. E se abbiamo anche un po' di gamba, vi consiglio di andare a mettere la guarnitura da 34 denti piuttosto che la 32 che è montata di serie. Possiamo andare a valutare di cambiare i freni se non vi piacciono gli SRAM Level e andare a mettere un altro modello, quello che vi piace di più. E altra cosa che magari si potrebbe andare a fare per migliorare ancora di più questo modello è quello di andare a cambiare l'ammortizzatore anteriore e al posto di una Reba magari andare a mettere una RockShox SID con stereo da 34, sempre con escursione da 120, e anche qua andiamo a guadagnare sempre qualche etto. Magari con 1000 euro di budget in più riusciamo ad avere una bicicletta molto competitiva, secondo me. Poi ovviamente, se andiamo a fare tutti questi upgrade che ho detto, andiamo a spendere un botto, però già uno o due di queste cose che ho detto, se le andiamo a cambiare, la bicicletta cambia notevolmente, si guadagnano anche un bel po' di grammi. Secondo me mezzo chiletto lo buttiamo anche giù. E se non mi va bene la bicicletta come base, facendo questi 2-3 upgrade diventa una gran bella bici da competizione. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se siete arrivati a questo punto del video, vi chiedo anche di mettere un bel like per continuare a supportarmi. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.